12 gennaio 2024 ricorre il 79° anniversario dell'uccisione del sottotenente dei carabinieri Antonino Diddino, medaglia di bronzo al valore militare alla memoria, deceduto nell'adempimento del dovere a Naro, in occasione di una ribellione armata organizzata dal sedicente Movimento per l'Indipendenza della Sicilia contro la chiamata alle armi. Il fatto storico riporta che l'11 gennaio 1945 i rivoltosi, armati di fucili, bombe a mano e mitragliatrici, assaltarono la locale stazione dei carabinieri reali, sequestrando i 9 militari presenti, occupando altresì il municipio dopo aver incendiato la locale pretura e l'ufficio delle imposte. Per l'intera notte tra l'11 e il 12 gennaio vi furono vani tentativi da parte dei carabinieri giunti da tutta la Sicilia di risolvere l'assedio della cittadina di Naro, in quanto trovarono forte opposizione armata senza riuscire a far breccia nell'organizzata resistenza dei rivoltosi. Durante la stessa notte, al sottotenente Antonino Diddino, comandante della tenenza dei carabinieri reali di Canicattì, fu ordinato di trasferirsi a Naro. Lì giunto, l'ufficiale decise di incontrare rivoltosi, disarmato, nella speranza di poterli convincere a consegnare pacificamente le armi e scongiurare una schiacciante repressione da parte dello Stato che sarebbe potuta sfociare in una carneficina. Il sottotenente Diddino, quasi riuscito nell'intento, fu però colpito al volto da un colpo di fucile mentre tentava di far ragionare i rivoltosi. Per la circostanza, alle 10:30, presso la chiesa San Diego di Canicattì, è stata celebrata una santa messa commemorativa, alla quale hanno partecipato i vertici delle forze dell'ordine provinciali, il sindaco di Canicattì, altre autorità locali, civili e militari, il sindaco di Castrofilippo, rappresentanze dell'Associazione Nazionale Carabinieri in Concedo e gli studenti degli istituti comprensivi Giovanni Verga e Mario Rapisardi. Sentiamo il comandante provinciale dell'Arma dei Carabinieri, il colonnello Nicola De Tullio. Sì, è importante fare questa commemorazione oggi e farla con i cittadini e con i ragazzi delle scuole, perché ricordiamo una persona che ci ha insegnato tanto, ci ha lasciato tanto. Nel suo servizio si è ispirato sempre ai valori di generosità, di vicinanza alla popolazione. Ha cercato, nella circostanza che gli è costata la vita, di risolvere una ribellione, un momento difficile, cercando il dialogo con i rivoltosi anche a costo della sua vita. Si presentò disarmato e cercò appunto di evitare l'uso della forza in ogni modo e lo spargimento di sangue. E questo gli costò la vita. Per cui è una persona che ci lascia un insegnamento importante. È un carabiniere che per noi è fondamentale nella storia dell'arma di questo territorio, ma è anche un cittadino che ha insegnato molto, che viene ricordato perché è stato apprezzato dai cittadini di Canicattì e da questa comunità. L'importanza della presenza delle scuole e delle nuove generazioni alla funzione religiosa di oggi? È importante che partecipano i ragazzi, perché oggi offriamo un modello, offriamo un esempio positivo che può suscitare nei ragazzi una riflessione, può insegnargli un valore, può insegnargli dei valori che magari di cui non si discute normalmente durante le lezioni. Quindi anche per loro questa è un'esperienza. Sentiamo adesso il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo. Sindaco, l'importanza di ricordare chi ha sacrificato la propria vita nel compimento del proprio dovere e di farlo alla presenza non solo delle istituzioni e delle autorità, ma anche dei giovani studenti. Vabbè, già è un momento significativo, anche il ricordo anche del tenente Diddino, perché è stato ucciso barbaramente, è un momento che c'era stata una rivolta a Naro, per cui dico si è precipitato andando a Naro e lui, a quanto pare, avendo avuto modo anche di parlare direttamente con i rivoltosi, era arrivato quasi a un punto anche di svolta positivamente, invece è stato ucciso a bruciapelo, per cui dico oggi ricordare anche la figura del tenente Diddino, che era il comandante della tenenza di Canicattì, credo che sia fondamentale e importante, per cui esserci anche oggi direttamente qua agli studenti è ancora molto più importante, far conoscere la figura del tenente Diddino, per cui io dico un ringraziamento va direttamente sempre all'Arma dei Carabinieri, ma maggiormente al colonnello De Tullio, che ha voluto fortemente di nuovo questo momento significativo e importante, il ricordo anche del tenente Diddino, per cui dico per noi era significativo e importante essere presente, così come si è stato sempre presente anche nelle altre manifestazioni, ma maggiormente in queste occasioni sono occasioni che non possiamo dimenticare chi ha perso barbaramente la vita per dare un servizio e essere un servitore dello Stato.
Sentiamo il sindaco di Castro Filippo, Totò Gioacchino Baio. È fondamentale la presenza in questi avvenimenti importanti che ricordano a noi tutti di quanto sia fondamentale come uomini delle istituzioni essere presente e varcare e demarcare il confine in maniera chiara e inequivocabile tra ciò che è il bene e tra ciò che è il male. Infatti in questi giorni a Naro è successo un fatto mostruoso e oggi pomeriggio alle ore 17 saremo lì a fare la marcia dei 200 passi. Quindi ogni qualvolta che c'è da parte dell'istituzione un richiamo a ciò che è il bene, noi siamo sempre lì a rappresentarlo con la nostra presenza, con la nostra fascia tricolore, perché dobbiamo sempre difendere ciò che è il bene dal male.